Allora, facciamo oggi la lezione 4. Abbiamo inserito le maglie basse per ogni archetto. Adesso continuiamo il lavoro facendo tutto un giro di maglie basse, prendendo tutte le maglie che troviamo lungo il percorso che abbiamo realizzato facendo le cosiddette maglie basse nell'archetto. Quindi andiamo a lavorare tutte le maglie che ci troviamo nel percorso e completiamo il giro. Stando attenti a non saltarle perché sono facilmente se ne può saltare una e allora poi si riducono il numero di maglie e tira il lavoro. Volendo potete anche fare degli aumenti, cioè per ogni maglia farne due, però io lo farò al secondo giro. Quindi per adesso mi vado a strutturare il giro di maglie basse in maniera da avere tutte le maglie perfettamente visibili. E quando me le sono strutturate tutte, cioè quando le ho tutte perfettamente visibili, mi vado a inserire con il giro di aumenti. Arriviamo fino come sempre al filo di entrata. Faccio e quando siamo addirittura di arrivo, poi cominciamo gli aumenti. Questa non mi riesce di prenderla. Se lavorate anche un filo più grande, chiaramente il lavoro viene più semplice. Io adesso avevo questo. Anche perché comunque per fare una rosellina di questo tipo, meglio avere un filato più sottile perché se no viene un lavoro grossolano. Vediamo un po' fino a dove dobbiamo arrivare. Dovremmo aver finito il giro. Adesso andiamo a fare gli aumenti, quindi entriamo nella maglia e facciamo un'altra maglia dentro, cioè per ogni maglia che vi trovate ne fate una, ne fate due, insomma, no? Invece di infilare il filo solo, ne infilate due volte. E questo lavoro l'abbiamo già fatto nelle lezioni precedenti, quindi dovreste sapere fare gli aumenti. In pratica si entra in una maglia, si fa una maglia bassa, si ritorna nella stessa maglia e se ne fa una seconda. In questo modo evitiamo che l'orecchino, scusate, che il tondino che stiamo facendo si incurvi, quindi rimanga bello piano. Poi va bene, andranno stirati, però chiaramente il punto deve essere fatto in modo che la maglia non tiri. Quindi per ogni maglia che troviamo ne facciamo due. È abbastanza semplice perché le maglie che il giro che ho fatto prima l'ho fatto apposta per, diciamo, mettere in evidenza le maglie che si erano create e quindi adesso è facile entrare nelle maglie e farne due. Anche qui lavoriamo sempre tutto un giro completo fino al filo di entrata. Adesso io vado veloce anche per non fare un video troppo lungo, però comunque vedete che il lavoro è abbastanza facile, no?
prendete la maglia, fate la maglia bassa, rientrate nella stessa maglia, ne fate un'altra e andate avanti così finché non le avete fatte tutte per tutto il giro. Vediamo dove filo d'entrata per non perderci nessuna maglia. Ecco, e ovviamente facendo gli aumenti aumentiamo la circonferenza di questa rosellina, di questo modulo, chiamiamolo così, che man mano diventa più largo. Mi sembra di essere quasi arrivata alla fine. Andiamo. Sì, siamo alla fine, ho finito il giro, no? Ecco, quindi vedete che il lavoro è bello piano e non tira. Questo deve essere il risultato, che non ci siano, a parte della maglia, dei punti in cui la maglia si solleva. Adesso, questo qui diciamo è il modulo base. Poi uno lo può arricchire, per esempio, di altri archetti, se vuole riprendere il lavoro, lo vuole fare più grande, riprende a fare gli archetti e le maglie basse finché ottiene una grandezza soddisfacente. Questo però potrebbe essere già un modulo base per aggiuntarlo insieme ad altri e creare, non so, qualsiasi cosa. Io questo lo utilizzo in bigiotteria, quindi poi lo faccio per esempio come quello che ho fatto stamattina. Vedete, questo per esempio è stato fatto con della maglia, con due tipi di maglia. Nera e dorata con delle paillette, poi ho inserito i cristalli. Qui io ho fatto due giri di archetti, no? E ho creato questo lavoro a traforo. Però diciamo che poi ognuno è libero di fare le lavorazioni che preferisce, perché il lavoro, ripeto, può essere arricchito. Io adesso ho lavorato solo maglie basse. Vi faccio vedere un giro di maglie alte adesso. Allora, per fare la maglia alta è molto semplice: si prende il filo, si infila nella maglia e abbiamo così tre archetti. Prendiamo di nuovo il filo e lo facciamo passare solo nei primi due, ottenendone due che rimangono. Riprendiamo il filo e facciamo l'ultima chiusura. Questa è una maglia alta, quindi riprendiamo il filo, entriamo, usciamo, abbiamo tre archetti, riprendiamo il filo, entriamo solo nei primi due e poi chiudiamo gli altri due. Riprendiamo il filo, rientriamo, tre archetti, riprendiamo il filo, ne chiudiamo due e poi ne chiudiamo altri due. Di nuovo prendiamo il filo, entriamo nella maglia, i tre archetti, entriamo col filo nei primi due e poi ancora negli ultimi due. Quindi questa è la maglia alta. Si chiama così perché appunto è più alta della maglia bassa, chiaro, no? Quindi adesso facciamo un giro tutto di maglie alte. Così vedete anche come si può lavorare con questo tipo di lavorazione, cioè l'effetto che fa questo tipo di lavorazione. Adesso io non faccio aumenti, comunque le maglie alte funzionano come le maglie basse, nel senso voi potete fare due maglie alte nell'interno della stessa maglia, quindi potete benissimo lavorare raddoppiando i punti, facendo gli aumenti anche con le maglie alte. Io adesso farò solo un giro di maglie alte per farvi vedere l'effetto che hanno queste maglie, senza fare aumenti, chiaro. Poi, se dovreste fare un giro ulteriore,
allora dovete fare gli aumenti, se no tira il filo e succede che appunto la maglia si incurva. Poi chiaramente verrà stirata, però non deve tirare, la maglia. Quindi continuiamo facendo maglie basse. No, qui ho saltato un punto. Facciamo tutto il giro come abbiamo fatto prima e poi vi faccio vedere gli aumenti con le maglie alte, che sono un pochino più arzigogolati, ma non sono. Sono fuori se vedete che non ci sono. Sì. Non sono, cioè è sempre come prima, però un pochino più complesso, quindi magari vi faccio vedere come si comincia a fare l'aumento della maglia alta, scusate. Questi sono tutti i punti che io vi sto mettendo, però non è, sono punti che voi potete utilizzare magari per rendere più diversificato il vostro lavoro, però comunque non è che dovete utilizzarli per forza. Sono maglie che si usano normalmente in questi lavori, quindi chi vuole può anche cominciare con le maglie alte, può fare archetti, maglie alte, insomma può mescolare le maglie come preferisce, perché nell'uncinetto si usa la creatività anche nell'utilizzo delle maglie. Quindi uno fa archetti, fa maglie basse, fa maglie alte, fa un po'. Adesso io vi faccio vedere le maglie proprio base, poi ce ne sono tantissime altre maglie, però per adesso andiamo sulle maglie più tradizionali e più standard, giusto per non inserire troppo, perché poi uno si perde. Quindi se siete già riusciti a fare un lavoro come questo, direi che potete poi approcciarvi a farne uno per fare per esempio un orecchino. Invece se non riuscite, dovete allenarvi, perché avete bisogno ancora un po' di manualità, che viene man mano che si lavora l'uncinetto. Sono delle signore che lavorano l'uncinetto senza guardare nemmeno dove vanno a infilarlo, perché sono talmente abituate a lavorarlo che lo fanno meccanicamente, magari guardando la televisione. Io non ci sono mai riuscita, però diciamo che se uno fa tanto uncinetto diventa veramente veloce e pratico. E quindi magari fa anche dei lavori più complessi, perché tutti i lavori all'uncinetto richiedono tanta pazienza e tanto tempo, però se uno ha molta manualità ci mette molto meno. Adesso siamo quasi alla fine del primo giro, per cui vi farò poi vedere la maglia bassa che effetto che fa, e ci fermiamo qua. Poi la prossima lezione faremo gli aumenti sulle maglie alte. Eccoci qua, abbiamo finito il giro completo di maglie alte. Vedete che la maglia alta si vede molto chiaramente e vedete anche che sta cominciando a sollevarsi, per cui a questo giro successivo andrà fatto un giro di aumenti. Io vi farò vedere come si aumenta con la maglia bassa, però si potrebbe anche fare un giro di aumenti di maglie, cioè con la maglia alta, si potrebbe anche fare un giro di aumenti di maglia bassa. Comunque ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguite il mio canale, iscrivetevi, e se vi interessa seguire questo tipo di argomento seguite tutte le lezioni, perché io le numero così sapete tutte le varie evoluzioni. Grazie e mi raccomando iscrivetevi al canale.